Catechismo maggiore di San Pio X. Epifania. 20. Che festa è l'Epifania del Signore? L'Epifania è la festa istituita per celebrare la memoria di tre grandi misteri, dei quali il primo e principale è l'adorazione dei Magi, il secondo è il battesimo di Gesù Cristo, il terzo è il suo primo miracolo nelle nozze di Cana in Galilea. 21. Perché la festa dell'adorazione dei Magi, del battesimo di Gesù Cristo e del suo miracolo si chiama Epifania? La festa dell'adorazione dei Magi, del battesimo di Gesù Cristo e del suo primo miracolo si chiama Epifania, che vuol dire apparizione o manifestazione, perché in questi misteri chiaramente si manifestò agli uomini la gloria di Gesù Cristo. 22. Chi erano i Magi? I Magi erano personaggi ragguardevoli dell'Oriente che attendevano allo studio della sapienza. 23. Perché vennero i Magi ad adorare Gesù Cristo? I Magi vennero ad adorare Gesù Cristo perché, essendo comparsa una nuova stella, conobbero per ispirazione divina essere quella indizio della nascita del Re dei Giudei, Salvatore degli uomini. 24. In quale luogo vennero i Magi ad adorare Gesù Cristo? I Magi vennero ad adorare Gesù Cristo in Betlemme. 25. Come seppero i Magi che Gesù Cristo era nato in Betlemme? I Magi andarono in Gerusalemme, città capitale della Giudea, dove era il Tempio Santo di Dio, e ivi seppero dai sacerdoti che il Messia doveva nascere in Betlemme secondo le profezie. 26. Dopo che i Magi uscirono da Gerusalemme, chi li condusse a Betlemme? Dopo che i Magi uscirono da Gerusalemme, li condusse a Betlemme la stella già da loro veduta in Oriente, che camminò avanti di loro e non si fermò finché essi non giunsero al luogo dove era il divin pargoletto. 27. Che cosa fecero i Magi ritrovato che ebbero Gesù Cristo? I Magi, ritrovato che ebbero Gesù Cristo, lo adorarono e gli presentarono oro, incenso e mirra, riconoscendolo in questa maniera come vero re, vero Dio e vero uomo. 28. Che cosa dobbiamo noi fare per celebrare degnamente la solennità dell'Epifania secondo la mente della Chiesa? Per celebrare degnamente la solennità dell'Epifania secondo la mente della Chiesa, dobbiamo fare quattro cose. Primo, riconoscere nella vocazione dei Magi, che furono i primi gentili chiamati alla cognizione di Gesù Cristo, le primizie della nostra vocazione alla fede e ringraziare il Signore d'averci fatti cristiani. Secondo, pregar Dio ed estendere il gran dono della fede a quelli che ne sono privi. Terzo, eccitarci all'amore di Gesù e risolvere di seguire prontamente le divine ispirazioni. Quarto, offrirgli ad esempio dei Magi qualche tributo della nostra devozione con la pratica della limosina, dell'orazione e della mortificazione cristiana.